Dimmi che stai scherzando, Sandro! Papà, mi dispiace, io volevo solo fare contenta la mamma. E pensi che sia contenta ora? Hai idea di quanto sia importante quell'anello per lei? È il suo anello di fidanzamento, come hai potuto perderlo? Papà. Ora va là fuori e cercalo, hai capito? Va bene. Che stai aspettando? Ehi, hey, hai sentito quello che si dice sul laghetto dei pesci gatto? Che là si possono prendere dei pesci enormi con un'esca luccicante? Sì, è la verità. Sandrone è sempre informato su queste cose, dovremmo chiedere a lui. Eccolo. Che coincidenza, stavamo proprio parlando di te. Ehi, hey, Sandrone! Ciao ragazzi. C'è qualcosa che non va? Ehi, amico, tutto bene? Cos'è? Hai mangiato troppe merendine? Mia madre ha perso il suo. Non preoccuparti, Sandrone, non può essere così grave. Volevo catturare il re del laghetto dei pesci gatto con l'anello di mia madre. Però l'ho fatto cadere nell'acqua, sono stato uno stupido. Mio padre ha chiesto la mano di mia madre con quell'anello. Avresti dovuto pensarci prima, Sandone. Capisco che quell'anello sia così luminoso da attirare i pesci, però... Lo so, ho già chiesto scusa migliaia di volte, ok? Solo che l'altra sera ne ho sentito parlare, mia madre ha detto... Deve essere per forza un segno, voi due ve la caverete anche senza di me. E talmente arrabbiata da quando ho perso l'anello che se ne vuole andare. Davvero? Mi dispiace ragazzi, ora non posso proprio parlare, sono troppo triste. In effetti, sei anche un po' stupido, Sandrone. Cioè, non solo sei il ciccione stupidone, proprio. Aspetta, Sandrone. Quasi non lo riconosco. Il Sandrone che conosco io è una roccia. Mi dispiace molto per lui. Purtroppo non possiamo fare niente per lui. Aveva il morale a terra, eh? Non l'ho mai visto così. Povero Sandrone. Secondo te possiamo aiutarlo a trovare l'anello? Beh, Freak, di certo ci possiamo provare, no? Se lo aiutiamo ora che ha bisogno di noi, ci dovrà un favore. Volevo dire, fare una buona azione è già una bella ricompensa, no? Ancora una volta gli amici yokai ci possono tornare utili. Forse stringere amicizia con uno yokai d'acqua ci aiuterebbe a trovare l'anello. L'altro giorno stavo studiando un po' gli yokai. Per caso conosci i Kappa? Ma certo, non credevo che gli umani sapessero della loro esistenza. Vivono nei fiumi, giusto? Hai proprio studiato, vedo, sono colpito. Andiamo al fiume, proviamo a vedere se riusciamo a trovare qualche cappa. E allora, buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Yokai Watch, l'anello nel laghetto. Benvenuti in questa nuova puntata, oggi andremo a salvare un po' la situazione al Sandrone un pochettino stupidone, perché onestamente andare a pescare utilizzando come esca un anello non è proprio un'idea geniale, eh? Bisogna ammetterlo. Quindi andiamo, dopo che nella scorsa puntata abbiamo aumentato il rango del nostro Yokai Watch, nel frattempo semaforo per favore fammi passare, abbiamo aumentato quindi il rango del nostro Yokai Watch e abbiamo anche sconfitto un boss davvero pazzesco, io cioè non pensavo di riuscirci. Nel frattempo scendiamo da questa parte e andiamo verso il fiume perché già dalla mappa si capisce che dobbiamo andare di qua. Che cosa sta succedendo? Vediamo che cosa confabulano quelle due signorine. Un piatto volante, ma dai, almeno dimmi che hai visto un frisbee. Ti assicuro che l'ho visto. Pff, piatti volanti. E la prossima volta direi di aver visto in giro degli omini blu. Devi credermi. Guardi troppa TV. Ah, a proposito, hai registrato la puntata di ieri sera? Ah, certo, tu dici che guardi troppo la TV alla tua amica, però poi vuoi la puntata registrata? Che è sto coso? Che brutto. Ho letto che la testa dei capo è calva, a forma di scodella rovesciata. Guarda, se sono così sono veramente orribili. Ottima intuizione, Freak. E allora andiamoli a cercare. Gli yokai non riescono a svenire completamente quando sono deboli, forse quel capo era troppo stanco per tenere nascosta la testa. Perciò dovrebbe trovarsi ancora lungo il fiume, cerchiamolo. Io però, prima di andare a fare tutte queste robe, vabbè, intanto in caso lo cerchiamo, così sicuramente dovremmo diventare suo amico, volevo anche cercare degli yokai nuovi, ma tu hai una specie... tu sei strano. Stai
sei veramente strano. No, sei scomparso. Però hai tipo attorno tutta l'aura viola. Non è che sei uno yokai? Sì, sei uno yokai, però... No, no, niente, vabbè. Non vuoi essere visto. Comunque, perché c'è ancora rango E qui? Vabbè, no, noi in realtà siamo di rango D. E in effetti volevo anche trovare qualche yokai di rango D. Ah, qui c'è qualcosa. Vediamo questo girasole, che non mi convince tantissimo. E infatti è uno yokai. Vediamo un po' chi si nasconde. Vediamo un po' chi si nasconde qua sotto. Vediamo, vediamo. Hai trovato Kami K. Ah, K, proprio quello che stavamo cercando. Guarda, è proprio così. A Zonzo abbiamo trovato subito quello che stavamo cercando. Questo è Kami K, come avrei capito. È uno yokai K. Sembra molto stanco. Riuscite a vedermi? Ci siete? Io sono Freak, ti senti bene? Non lo so, mi stavo allenando per la prossima gara di nuoto stile K. Ero così preso dall'allenamento che mi sono dimenticato di mangiare. E cade così, boom. Ho tantissima fame, sono così debole, se solo avessi un po' di pesce. Oh, che disgrazia. Stai cercando di dirci qualcosa? Ho i crampi dalla fame, vorrei del pesce, ma non riesco a muovermi. Se qualcuno potesse pescare un pesce per me, farei qualsiasi cosa in cambio. Ah, ecco. Dai, peschiamoli, ho capito già tutto. Peschiamoli i pesci, così poi diventiamo suoi amici. Cioè, dai, che ci vuole, andiamo a pescare. Per caso hai letto qualcosa sui K e sul loro essere un po' manipolatori? Tranquillo, vorrei essere d'aiuto, ma non so come potrei pescare. Se avessi una canna da pesca, peschereste un po' per me? Certo, ok, andiamo a pescare. Splendido, giusto una canna da pesca per te. Ecco qua. Perfetto, abbiamo ottenuto la canna da pesca. E adesso mi sa che in questa puntata si pesca. Si va in giro a pescare. Vuole tre carpe gratis. Eh sì, vabbè, l'ordinazione, ti sembra un ristorante io? Vabbè, mi accontento di quelle normali. Ah, vabbè, certo. Non è che per forza quelle rare, ovviamente. Dovresti riuscire a trovarne alcuna o qualcuna proprio qui nel fiume. Ok, bene. Sì, noi dovevamo chiedergli un favore, però... Andiamo a prendere le carpe. Dai, 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 veloci, veloci. Tre carpe in arrivo. Ecco, lui ha capito bene lo spirito da ristorante che stavo dicendo io prima. Ok, portiamo tre carpe. Vediamo un po'. Ok. Qui vedo dei pesci. Colpisci segni. Ok. Dai, 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 dai. Questa cosa è tipo tutta random, però... Perfetto, il primo ce l'abbiamo fatta. Almeno spero, non credo sia a caso. Ah, ok, benissimo. La carpa magica. Ok, colpisci di nuovo i segni. Vai. Questo è leggermente più difficile, proprio nel vuoto. Proprio failato di brutto. E scompare pure, eh? Dai, qua c'è un'altra. Colpisci i segni. Vai. Dai, 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 dai. Fermati, fermati, fermati. Bene, preso. Preso, preso, preso. Altra carpa ottenuta, benissimo. Adesso, qui non c'è più niente, quindi possiamo uscire. E cerchiamo da qualche altra parte. No, di là no. Qua. Se non sbaglio dove ci sono quei cosini. Ok, là ce n'è uno. Vai, colpisci i segni. Facciamolo subito, vediamo se siamo fortunati. No, proprio per niente. Proprio per niente, qua ne ho vista un'altra. Dai, fatti prendere. Fatti prendere, mi raccomando. Ok, ok, ok. Fermati, fermati. Ok, papello, perché dicevo fermati? Anzi, doveva continuare un altro po' per essere più sicuro. Ok, carpa, ne abbiamo ottenute tre. Quindi possiamo andare, ciao, non mi va più di pescare. Via, 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 gotta go fast. Super fast. Eccole qua. Stavo già pensando di andare dal pescivendolo a comprare, cioè il negozio del pesce, così le compro, tac, e te le do. Ho una fame, sono troppo debole per pescare. Ah, poveri noi K. Sei fortunato, ci ho pensato io, tieni. La carpa. Anzi, le carpe. Che delizia, grazie. Che carina questa musica. Pa-ra-pa-ra-pa-ra. Non ti manca certo l'appetito, eri davvero affamato, eh? Grazie, sapevo che mi avreste sorpreso con un po'... Anzi, speravo che mi avreste sorpreso con un po' di sashimi, ma non importa. Non credevo che gli umani potessero essere così gentili. È solo merito tuo, ho recuperato l'energia, e come posso ripagarti? Beh, vai a prendere l'anello adesso. Beh, se lo vuoi sapere, ero alla ricerca di uno yokai che sapesse nuotare. Devo cercare una cosa al laghetto dei pesci gatto, mi aiuteresti? Sicuro, andrà tutto liscio come un'alga. Sarò lieto di darti una mano. Benissimo. Ah, ok, perfetto, allora facciamo anche amicizia. Quindi lo inserisco in squadra adesso. Abbiamo fatto amicizia con un nuovo yokai, Kami K. Kami K. Dai, ci ha azzeccato un po' col doppiaggio stavolta. Perfetto, no, non diamo al solito i soprannomi. Possiamo vedere nel medaglium tutta la solita storia. Proprio sotto Gibanian. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo.
Gotago Fest. Ottimo, abbiamo trovato un amico molto speciale, Frank. Spero proprio che ci aiuterà a trovare l'anello. Portami al laghetto dei pesci gatto. Ok, allora, prima di andare al laghetto dei pesci gatto, come vi stavo dicendo, volevo leggermente allenare intanto la mia squadra e cercare di trovare qualche yokai di rango D, perché sicuramente mi serviranno. Perché una volta sbloccato appunto il rango D, ecco, vedete al centro c'è scritto rango D, sono sicuro che le lotte si faranno molto più interessanti. Quindi adesso faccio un bel taglio, vado subito a prendere questo kamikappa perché devo andare dove c'è Fiammocchio, se non sbaglio si chiama Fiammocchio. Qua però c'è lo strumento, quindi intanto me lo piglio. Stella danzante, ma va bene. Quindi vado a inserire in squadra questo nuovo kamikappa, questo nuovo yokai, e poi vado un po' in giro a cercare. Bene ragazzi, allora ho fatto questo taglio perché ho voluto prima cercare un pochettino di aumentare il livello dei miei yokai e di catturarne anche altri. Infatti vi faccio vedere subito che ho catturato anche questo qui Komajiro, questo qui che vedete su, perché ho visto anche, sto cercando di documentarmi sempre un pochettino meglio per vedere un po' questo gameplay un pochettino particolare. Oltre al tipo, quello in alto a sinistra dove vedete il cuore, hanno anche un altro tipo di attacco ognuno di loro. Ad esempio, lui ha lampo selvaggio, che ecco, come elemento piuttosto che tipo, fulmine, quindi questo qui secondo me potrebbe servirmi, perché qui abbiamo un elemento anche di fuoco, questo qui vento, insomma, lui acqua, e potete vedere che hanno ognuno un loro elemento. In più fa anche intesa, ho tolto Cicalama perché il suo attacco normale non era molto forte, il suo attacco speciale colpisce un po' tutti come fa anche Gibanian, quindi potevo anche sostituirlo. E la sua difesa non era effettivamente il massimo, quindi ho deciso di toglierlo. Vabbè, lasciamo stare quell'orsetto messo lì che, boh, non so che cosa stesse facendo. Bene, se non erro, qua io vedo che c'è la fiamma, la fiammocchio, insomma. No, siamo tutti quanti messi bene, hanno anche un bel po' di livelli in più rispetto a prima. E dobbiamo proseguire da questo lato, vedo la freccia di qua. Ok, andiamo da questa parte e cerchiamo di andare a riprendere questo... No, voglio salire là sopra. Questo anello del nostro amico Sandrone, che è un po' stupidone. Vediamo qua che c'è. No, insetti, non mi interessano più gli insetti una volta che ho questi spiritelli pazzeschi che combattono e fanno tante cose. Ok, devo andare da questa parte. Eccolo lì, Sandrone, l'ho visto. Andiamola ad aiutare. Sandrone! Ehi, Frank, che ci fai qui? Volevo cercare l'anello di tua madre, magari posso aiutarti. Eh? Davvero? Ecco qui, kamikappa, bene, sono già stato messo al corrente di tutto. Stiamo cercando un anello smarrito, giusto? Lasciate fare a me. Vai, kamikappa. Ok, si tuffa in acqua. Ehi, chi si diverte a spruzzare tutto? Ah, certo, in effetti lui non vede... non vede lo yokai, però vede gli spruzzi d'acqua. In effetti sta impazzendo. Guardate che fa... Ehi, cos'è stato? Che sta succedendo? Trovato! Benissimo. Attenzione bagnanti, è severamente vietato su tuffarsi. Chi è Vela Nera? C'è qualche problema. Va bene, lui non sta capendo più niente perché ovviamente vede solamente gli spruzzi d'acqua. Durante il mio turno di vedetta non sono ammessi i nuotatori folli. Arr, sembra un pirata. E le regole vanno rispettate, uscite subito dal laghetto. Ok. Scappa kamikappa, scappa. E si lotta, nuovo boss. Benissimo, quindi Vela Nera vuole combattere e iniziamo contro questo nuovo boss. Direi di mettere subito Rivela. Ok. Chi sta pescando? Eh no, però i rinforzi pure no. Va bene, cerchiamo di occuparci di lui. Vedete? Che predict incredibile. Ho messo Komajiro, che l'ho praticamente appena catturato un pochettino a fortuna. Eppure, siccome è di tipo elettro, guardate quanti danni che fa. Ok. Direi di utilizzare, anzi lui per ora no, diamogli però qualcosa da mangiare, uso su un tuo amico lui, tieni, riprenditi. Ok, Rivela, cerca di fare il tuo lavoro, eh. Ok, tu continua con i tuoi fulmini, lancia acqua, questo non mi va, ce l'hanno tutti con come giro, eh. Ecco, infatti, brava Rivela. Ok. No, un altro, ma quanti rinforzi vuoi? Va bene, allora a questo punto utilizziamo anche il suo attacco speciale, visto che... praticamente mi stai costringendo. Vai. Vai, carica. Lampo selvaggio. Boom! Quanti fulmini! Bene, più attacca anche subito dopo. Benissimo.
Ancora, no, non dirmi che ancora c'è qualcos'altro. Ah, no, non sta pescando. E invece sì che sta pescando, raga. E invece sì, no. Aia, Rivela sta morendo. Rivela sta morendo, non morire. Non morire, Rivela. Ok, Rivela ci serve. E prendiamo anche lui. Ok, perfetto. Pesca singola ancora una volta. Direi di switchare un po'. Ok, Rivela ci sta sempre, però Illuminacqueo. Non vorrei che... Allora, hanno colori diversi. Esatto, gli fa ripristinare la vita. Non va assolutamente. Vattene. Ok, quello rosso invece forse attacca, perché è come quello gigante. Meno male che non è gigante come prima. Boom, colpo dell'ignoto. Vattene, perfetto. A pancia all'aria, così. Così ti vogliamo. Benissimo, e adesso ritorniamo con loro. Anzi, va bene così, dai. Sì, spillo su di lui. Lui, Baku dovrebbe far addormentare, quindi non so se con i boss serve. Aia, tramezzino subito. Tramezzino su come giro. Ecco, prenditi un bel tramezzino. Mettiamo Rivela. Il bel fulmine che fa tanto danno, raga. Fa tanto danno. Invece Rivela fa pochissimo. Un'altra pesca. Un'altra volta. No, di nuovo quello verde. Ok, di nuovo tu. Aia, Gibenian. Facciamo anche il suo, però. È arrivato il tuo momento. Cerchiamo di togliere di mezzo quello lì che... Aia. Dai. Cerchiamo di togliere di mezzo quello lì che cura. Non mi piace che il boss, non solo il boss, prende anche rinforzi in più, lo aiutano a curarsi, non ci sta. Ok, pancia all'aria. Dai, è così. Usiamo anche questo su di lui. Non voglio che muoia. Possiamo utilizzare anche l'attacco di Rivela. Ok, è pronto il suo. Però potrei utilizzare prima questo qui di Rivela. E poi se lui dovesse pescare qualche altro rinforzo... Esatto, pesca singola. Adesso utilizzo l'attacco speciale di... Com'è che si chiama? Komijiri? Non me lo ricordo ancora. Perfetto, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quanti ne vuoi? 7, 8, no? Komajiro, no Komijiri. Ancora li devo imparare. Vai col lampo selvaggio. Tutti a pancia all'aria, tutti. No, lui ancora non è morto, quello a sinistra. Va bene, aia. Utilizziamo ancora un altro tramezzino. Tramezzini sono ottimi, ragazzi. Ripristinano un sacco di vita. Ok, perfetto, Rivela completa l'opera. E adesso mettiamo anche lui. Un'altra volta la pesca. Vediamo se invece i due pescati si addormentano, almeno così. Uno. Ho sbagliato, due. Tre. Ok. Dai Baku, resisti. Fumi sonno. Su tutti. Ok, perfetto. Si addormentano, non il boss ovviamente. E quindi ci possiamo concentrare. Ah, lui già si è svegliato così subito. Ok. Rimettiamo Rivela così almeno... Dai che sta per morire. Fulmine! Oh, quanta vita, pochissima vita! Dai, purificazione. Ok, si sta purificando. Perfetto, completiamo l'opera con l'attacco speciale di Gibanian. 1, 2, 3... E vai. Anzi no, non c'è nemmeno bisogno. Grande col fulmine. Pazzesco, fortissimo veramente. Ho fatto un ottimo acquisto. Benissimo, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta. Poi Rivela, ottima anche a ripristinare un pochettino di vita. Ottimo, una bella squadra. Ok, abbiamo vinto. Un bel po' di esperienza, veramente. Ok, anello acqua e bene così. Guardatelo quanto è sconsolato. Mi sarei aspettato che i bagnini fossero più rispettati. Pse, lui deve essere il re del laghetto dei pesci di gatto di cui parlano tutti. Ti ho sentito? Eh sì, è corretto, non ci si può tuffare nel mio laghetto. Arr. Mi spruzzi improvvisi spaventano i pesci che sono qui in villeggiatura. Ah, ecco il motivo. Infatti, ci dispiace allora a questo punto. Anche a me credo di essermi fatto prendere la mano. La prossima volta state attenti, non vorrei dovervi dare un'altra lezione. La lezione te l'abbiamo data noi, veramente. Non potrei sopportarlo, infatti, perché te la diamo noi.
ti avevo dato un sacco di legnate in faccia. Ehi, Frank, l'anello era sotto un sasso sul fondo del laghetto. Anello speciale. Benissimo, ma ce lo diamo noi e ce ne scappiamo. A quanto pare il mistero dell'esca luccicante è svelato. Ok, parliamo un attimo di nuovo con Sandrone. Cosa succede, Frank? Questo luogo è stregato. Non lo so, forse il re del laghetto di pesci gatto c'entra qualcosa. Però credo di aver trovato qualcosa che ti appartiene. Quello... cosa? Come hai fatto? Dove l'hai trovato? Questa faccenda mi mette i brividi. Non hai visto saltare fuori dall'acqua tra tutti quegli spruzzi? È stato proprio un colpo di fortuna. Oh, Frank, grazie dell'aiuto. Devo riportarlo subito a mia madre prima di perderlo un'altra volta. Dovrò chiederle scusa di nuovo, non so più cosa dirle. Vai, vai, forza, corri. Ehi, Frank, ti andrebbe di venire con me? Cosa? Vorrei avere un amico al mio fianco, non credo di farcela da solo. Ma come? Cioè, gliel'hai perso, anzi, gliel'hai ritrovato. Mi farebbe piacere aiutarti, vabbè, dai, andiamo. Andiamo, let's go, aiutiamo Sandrone e Ciccione. Ok, la signora Cioni? Sandrone Cione? Ok, bel nome. No, io voglio prendere quei cosi lì, vabbè, dai, andiamo dalla signora, insomma, quella lì. Scendiamo di qua, pensavo ci andasse da solo in realtà, come fa di solito. Invece questa volta non l'ha voluto fare. Sistemiamo un attimo la squadra, fatto. E andiamo a riportare l'anello un'altra volta alla signora. Bene ragazzi, allora direi che però comunque una volta consegnato questo anello possiamo finire anche qui l'episodio. E io spero che vi stia piacendo questo gioco, perché vabbè, la trama finora, a parte qualche sprazzo di trama vera e propria, finora sono delle subquest che non sono particolarmente belle. Vabbè, dai, questa qui non male. Comunque, sei sicuro che ve la caverete senza di me? Mi inventerò qualcosa, non ti devi preoccupare, Sandro capirà. Ho lasciato una lista con le cose che vi serve sapere. Oh no, siamo arrivati troppo tardi. Mamma. Ma poi, cioè così, con quella faccia sorridente dello sprite della madre che se ne sta andando... Ah no, ecco, è triste. Sandro, cosa ti è successo? Perché sei bagnato fradicio? Mamma, mi dispiace, stavo troppo male, sono andato a cercare l'anello. Non ci pensare più, Sandro. Era solo un pezzo di bigiotteria. No, Sandro, io veramente ti uccido. Bigiotteria? Ti ho chiesto di sposarmi con quell'anello. Che cosa stai dicendo? Ma se l'ho vinto alle macchinette, non mi dire che non ti ricordi più il nostro anello di fidanzamento. No, allora ammazzo il signor Cioni, che è scemo, veramente, anche lui. È scemo come il figlio, tutti e due. Ah, tuo padre è un bravo uomo, Sandro, a volte però fa il birichino. Non tolgo mai quell'anello, lo sai? Lo mostrerò anche ai miei vecchi compagni di classe nel weekend. Quale weekend? E quale vecchi compagni? Sandro, sarai tu l'uomo di casa in... No, guarda, sei messa proprio male con questi due, perché non hanno capito proprio niente. Abbi pazienza con tuo padre, vabbè, ok. Ecco, infatti. Ma la mamma di Sandrone sta solo andando a una riunione di ex compagni. A proposito, devo rispondere all'invito per la cena di classe dei 200 anni, non vedo l'ora di vedere chi ha perso i capelli. Oltre a te, intendi? Comunque, che polverone per un semplice anello. Almeno è stata un'occasione per rafforzare l'amicizia con Sandrone. Sì, hai ragione, devo ammettere che è stato divertente. Ok ragazzi, allora, come vi dicevo prima, per l'appuntamento di oggi finisce qui. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui con UK Watch. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un bel commento.